Buongiorno a tutti, do il benvenuto a Monsignor Ilari Franco, consigliere della missione permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite. Monsignor Franco ha una lunga carriera fatta di incarichi tra New York, Roma, Washington e ha prestato servizio per sei pontefici, da Giovanni XXIII a Papa Francesco. Come scrive nel suo libro Six Popes, A Son of the Church Remembers, durante la sua carriera lei ha incontrato figure importanti sia in ambito religioso sia personaggi politici, penso a molti presidenti degli Stati Uniti e altri capi di Stato. Ci racconta in particolare un incontro con un presidente degli Stati Uniti? Ma io ho conosciuto per il mio lavoro tanti esponenti della politica americana. Uno dei miei amici è scomparso all'età di 100 anni, Henry Kissinger. Certo, un uomo come lui veramente ha fatto la differenza nella storia, direi, dell'umanità, non solo nella storia degli Stati Uniti. E poi, per esempio, il presidente Johnson aveva diciamo, un rispetto perché in quel periodo io stavo a Washington al tempo del presidente Johnson e ho avuto tanto a che fare con lui e la famiglia. Abbiamo avuto diversi incontri ed erano momenti veramente difficili perché c'era la fine della guerra nel Vietnam, bisognava portare per esempio cercare di portare un po' di pace e stabilità in quella nazione, e il presidente Johnson cercava di fare del suo meglio, soprattutto per iniziare quelli che erano i colloqui di pace con il Vietnam. E poi con il presidente Reagan io ho avuto tanto lavoro, abbiamo fatto assieme tanto lavoro per quello che poi dopo eventualmente sarà chiamata la caduta del muro di Berlino, ma tante altre personalità che io ho avuto la possibilità non solo di incontrare, ma di essere vicini, direi quasi. Qui in Italia durante la mia permanenza sono stato molto amico di una donna straordinaria che era Rita Levi Montalcini, una donna veramente, non so come definirla, penso che era un vulcano nel vero senso della parola, ma di una gentilezza straordinaria. Come capire l'America oggi? Qual è la lente attraverso cui guardare gli Stati Uniti in questo momento storico particolarmente segnato da conflitti? E qual è il ruolo che secondo lei la Santa Sede può giocare in questo contesto? Beh, noi in genere come Santa Sede, cioè come Stato Vaticano, cerchiamo sempre di stare al di fuori, non ci mischiamo in quelle che sono le cose politiche locali, dovunque noi ci troviamo. Cerchiamo di influenzare nel senso buono della parola, quello che potrebbe. Per esempio, in questo momento noi veramente stiamo attraversando negli Stati Uniti un periodo un po' confuso della politica statunitense. Noi ci gloriamo del titolo United States of America, Stati Uniti. Ecco, questa è stata sempre quello che era il goal di questa nazione, fin dall'inizio della nazione stessa. E invece ci troviamo un po' disorientati in questo momento. Noi abbiamo delle divisioni che non ci aspettavamo mai. Io ritengo sempre che quello che diceva Hildegard Cameron long time ago è così importante per noi. Cioè, quando noi abbiamo un sogno, non lo possiamo realizzare individualmente, but if we dream together, that dream becomes a reality. Ecco, questo che vorrei dire. Noi se abbiamo un sogno è quello di portare unità nella nostra nazione, non il contrario. In questo momento noi abbiamo queste forze opposte, direi quasi. Non lo so, io ho l'impressione che ci sia un po' un dialetto che ci sta dando delle
delle features piuttosto negative. E la ragione è proprio questa: noi dobbiamo ricostruire quella unità che ci ha portato ad essere la nazione più, diciamo, avanzata nel mondo per tanto tempo. E ritengo che questo deve essere fatto solo ed esclusivamente attraverso i nostri sforzi, non solo individuali, ma collettivi. Siamo una nazione, ecco, non vogliamo dividerci, perché la divisione porta sempre cose negative, non cose positive. Io ho tanta fiducia, ecco, devo dire la verità, in quella che è l'intelligenza che ha sempre dimostrato il popolo americano. Adesso quest'anno sarà un anno molto importante, perché abbiamo delle elezioni, come voi sapete, a novembre di quest'anno, e queste elezioni ci daranno veramente direi the picture of the whole situation nella nazione intera. E ritengo che questo anno potrà essere la svolta definitiva. Noi ci auguriamo che possa essere la svolta che ci hanno dato i nostri padri all'inizio di questa nazione straordinaria, e che non sia invece disgregata da quelle che sono delle forze che non sono unitive, ma sono divisive. Ecco, questo vorrei che questo sia il nostro goal principale di quest'anno, del 2024. Ecco, un'ultima domanda in chiusura. Lei ha incontrato i nostri studenti del progetto Alla scoperta dell'America, che coinvolge 400 studenti dei licei del Lazio e di Roma. Qual è un consiglio che si sente di dare ai giovani che hanno come punto di riferimento l'America e per il loro futuro? Ma io questo l'ho detto anche quando nei miei interventi che faccio normalmente, ecco, negli Stati Uniti. Anche c'è un programma che è molto valido della Hofstra University, un programma radiofonico a cui partecipo molto spesso, il Sabato Italiano, che è una cosa molto, molto bella. E insisto su questo, io ritengo che loro hanno davanti una cosa straordinaria: hanno il dono della gioventù, e questa gioventù deve essere usata bene. E ritengo che i giovani di oggi possono veramente dare una svolta a questa umanità che tante volte è un po', direi quasi, confusa. Noi abbiamo a che fare con tanta confusione oggi. Vorrei che i giovani di oggi ci diano una certezza. Quella che noi abbiamo cercato di fare forse non è stata la certezza che loro si attendevano, però do a loro questo commitment, questo goal che devono avere nella loro vita, di dare cioè un senso unitivo della comunità, e solo con questo senso unitivo noi potremo realizzare il sogno, che è il sogno della grandezza e soprattutto della pace in questa umanità piuttosto sperduta in questo momento. Grazie, Monsignore, per essere stato con noi. Grazie.